campionato del Pescara inizia con una sonora sconfitta 3-0 per l'Inter, anche se nei primi 20 minuti i ragazzi di Stroppa ci avevano provato con convinzione, poi un 1-2 micidiale. Intanto si apre ufficialmente l'ultima settimana di calcio mercato, che chiuderà i battenti venerdì 31 agosto alle ore 19. Mercoledì Deli Carri volerà a Milano per chiudere trattative, soprattutto in uscita ma anche in entrata. Ne parleremo questa sera con il collega di Sky Sport, Daniele Barone. Buonasera e bentornato, Daniele. Ciao Giovanni, buonasera a tutti. E dal ristorante Marichiaro con il collega Luca Cilli c'è il socio del Pescara, Giampiero Pagliarone. Buonasera anche a voi, presto saremo lì dal ristorante Marichiaro. Intanto Daniele, partiamo subito con questo primo impatto, che sicuramente non è stato dei migliori. Pescara ha perso 3-0, ha pagato caro due ingenuità difensive, poi non ha avuto più la forza nel secondo tempo di reagire, anche se nel primo tempo con Caprari e con Cascione poteva riaprire la partita. Sì, tra l'altro poteva anche sbloccarla prima la partita, perché insomma, come si dice in questi casi, grida ancora vendetta quel contatto tra Zanetti e Weiss, magari l'arbitro fischia il rigore lì. Non dico che l'Inter poi la partita la perdi, non lo so poi quello che accade, però comunque vai avanti 1-0, qualcosa può cambiare. Parlavamo con te, no, proprio l'altro giorno, quando io ti ho detto, dal mio punto di vista, alla vigilia della partita ne abbiamo parlato, qualunque debba o possa essere il risultato di questa partita, è un risultato al quale non bisogna legarsi più di tanto. Se il Pescara dovesse perdere, va bene perdere, perché sei al debutto e stai giocando contro l'Inter. Se dovessi vincere, la vittoria non deve farti esaltare più di tanto. Ieri Ferrara, dopo aver vinto a Milano con il Milan, ha detto abbiamo vinto, tre punti importanti, ci servono per annullare la penalizzazione, ma il nostro campionato vero comincia domenica prossima contro il Siena. Ecco, la partita di ieri secondo me doveva servire per essere intanto una bella festa di gente, di passione, di popolo, riempire lo stadio, avere l'onore di ospitare una squadra così blasonata come l'Inter. Però in ogni modo questo è un risultato che ha dato indicazioni positive e negative, ma siamo soltanto alla prima di campionato e non bisogna convincersi che tutto quello che c'è stato ieri, nel bene e nel male, poi possa necessariamente ripetersi nelle prossime settimane. È andata così, per 20 minuti si è visto un buon Pescara, molto vivace, molto concentrato. Io credo che le motivazioni tra l'altro abbiano contato un ruolo importante. Poi è andata come è andata. Prendi due gol in due minuti da una squadra come l'Inter, io credo che avrebbe inginocchiato chiunque. Figuriamoci una squadra così molto giovane, con così poca esperienza di Serie A a livello generale, insomma, quindi compreso anche il Pescara. Diciamo che va bene così, dai. Rigore netto, secondo Daniele Barone? Ma guarda, è l'impressione che ho avuto io, credo che sia stata la stessa che hanno avuto un po' tutti. A me è sembrato che Zanetti abbia sgambettato Weiss e lì l'arbitro... Adesso vai a capire se perché non ha visto bene o perché non se l'è sentita, non lo so. Però secondo me era calcio di rigore. Perfetto. Allora andiamo al ristorante Marichiaro, dove c'è Luca Cilli insieme con Giampiero Pagliarone, e apriamo il discorso su Pescara-Inter. Poi parleremo anche di mercato, perché ci sono interessanti novità. Buonasera Giovanni, ovviamente un saluto anche al collega Daniele Barone e complimenti per le Olimpiadi, perché ci ha fatto vivere davvero tante emozioni con l'Italia della pallanuoto. Io sono in compagnia di Giampiero Pagliarone, è stato un esordio anche per il giovane dirigente del Pescara. Pagliarone, una bella emozione la prima con l'Inter. Beh, assolutamente. Io considero che la prima volta che sono stato allo stadio nella mia vita, ho visto Pescara Milan 4-5 nel 92, che avevo 7 anni, e quindi puoi immaginare la mia emozione nel vedere per la prima volta dopo 20 anni il Pescara in Serie A e viverlo da dirigente. Pagliarone, al di là di questo... Cosa ti è piaciuto maggiormente del Pescara e cosa le è piaciuto meno invece? Del Pescara mi è piaciuto l'impatto sulla gara. L'impatto sulla gara è stato secondo me molto buono,
nei primi minuti siamo riusciti anche a mettere in difficoltà l'Inter con buone accelerazioni, buon possesso palla, riuscivamo a ribaltare anche velocemente il fronte del gioco. E poi ci siamo, naturalmente, poi l'Inter, abbiamo assaggiato quello. Una delle pretendenti allo scudetto, poi la vittoria del campionato alla fine, e sono squadre che ti puniscono alla prima disattenzione e hanno fatto un 1-2 micidiale che ci ha tagliato sicuramente le gambe, anche perché noi siamo una squadra che è ancora alla ricerca di un assemblaggio, stiamo cercando certi meccanismi con i giocatori che sono arrivati man mano anche in ritiro e quindi. Difficile riprendere subito il filo del gioco. Paglierone, ieri sera ci sono state, lo ha detto anche lei, due sbavature difensive in occasione dei gol che ha segnato l'Inter. Pensate di intervenire soprattutto in quel reparto, in questi ultimi giorni di mercato? Ma se ci sarà l'occasione, noi non ci tireremo sicuramente indietro. Dovranno esserci. Mercato capiteranno delle proposte a cui non potremo dire di no, delle situazioni, insomma, di giocatori interessanti che hanno esperienza di categoria da prendere con delle condizioni interessanti, non ci tireremo certo indietro, però l'intelaiatura della squadra è quella. Adesso bisogna semplicemente integrare certi giocatori che sono arrivati da poco, perché comunque tanti giocatori, va costruita, va assemblata la squadra e in questo noi abbiamo una grandissima fiducia nel nostro tecnico Stroppa, ma bisogna avere ancora un pochino di tempo per dargli un pochino di tempo per lavorare e per trovare quelli che sono i meccanismi giusti. La linea può tornare allo studio a Giovanni Tontodonati, a Daniele Barone. Se ci sono domande, Giampiero vi ascolta. Torneremo presto da voi. Iniziamo ad analizzare anche i singoli episodi, Daniele, perché il primo gol nasce, del rigore abbiamo già detto, il primo gol nasce dall'errore probabilmente di Zanon, perché la difesa era comunque schierata, c'è stato Zanetti che si è accentrato, Weiss se l'è un po' perso, poi Milito ha inventato una giocata pazzesca. Giovanni, vanno sempre messi sul piatto della bilancia questi due aspetti, cioè dinanzi ad una difesa inesperta, almeno a livello di Serie A, come si diceva prima, non dimentichiamoci che Zanon è uno che ha fatto tutta la scalata con il Pescara dalla Serie C, Balzano 2 stagioni fa giocava in Serie C, Capuano e Romagnoli sono due ragazzi, under 21, ma sono due ragazzi molto giovani. Di fronte avevi Milito, Cassano, Sneijder, tantissima qualità. Allora, l'errore del singolo o del reparto ci può stare, va messo in preventivo, chiaramente dispiace, però io credo che al di là, adesso se vuoi analizzare gli episodi lo facciamo anche molto, molto serenamente, però io credo che, lo si diceva anche prima, tutto quello che si è visto ieri, nel bene e nel male, trasferiamolo già domenica prossima, anzi a sabato prossimo. Contro il Torino giochi con un'altra neopromossa, giochi con una squadra alla tua portata, sicuramente alla tua portata, con valori tecnici inferiori a quelli dell'Inter e poi magari ne riparliamo. Nel caso specifico di ieri è chiaro che soprattutto su quel primo gol la difesa non ha aggredito il pallone, non ha aggredito chi stava avanzando con il pallone, Sneijder ha avuto tutto il tempo, no, questo è il secondo gol, ma sul primo gol Milito comunque si è girato, ha messo questa palla in mezzo. Errori di inesperienza, di una difesa acerba, ci può stare. Sul secondo gol invece pallone perso in uscita dal Pescara, poi Sneijder ha fatto un po' quello che ha voluto, senza pressione ha passato il pallone a Cassano, al di là dell'errore di Balzano, lì secondo me il fuorigioco non andava fatto perché Sneijder non era a spalle alla porta. Comunque, Eccolo qua. questo, eccolo qua, questo è proprio l'immagine del secondo gol con un pallone perso No, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Dispiace che questi due gol, Giovanni, siano arrivati davvero a distanza brevissima l'uno rispetto all'altro. E quindi se stavi appena incassando anche psicologicamente il colpo dell'1-0, poi devi incassare anche quello del 2-0
è chiaro che la partita a quel punto è di fatto finita perché una squadra importante come l'Inter è avanti 2-0, la partita la blocca lì e tutti a casa, poi arriva anche il 3-0, ma... Perfetto, allora sentiamo Stroppa, cosa ha detto Stroppa nel dopo partita, 2 minuti e poi rientriamo in studio. È pronta? Sì, tra poco. Le parole di Giovanni Stroppa. Grazie per i complimenti, diciamo che sono stato un veggente, nel senso che avevo preparato la partita dicendo ai ragazzi che contro una squadra del genere non ci si poteva permettere di concedere una situazione. E purtroppo nel giro di 2 minuti siamo andati sotto di 2-0, tra le altre cose tenendo il campo molto bene perché i primi 20 minuti abbiamo tenuto testa, abbiamo tenuto il campo, abbiamo giocato con coraggio, però una palla concessa 1-0, poi abbiamo sbagliato l'uscita sul secondo, 2-0 diventava difficile, invece la squadra è sempre... stata attenta, ha attaccato con ordine, peccato sull'occasione di Cascione nel finale del primo tempo, si poteva riaprire una partita che forse ci poteva permettere di crederci di più, mentre nel secondo tempo credo che a tratti l'Inter abbia dimostrato e confermato quello che poi il risultato è stato sul campo. Noi abbiamo cercato tra il primo e il secondo tempo, o perlomeno io, di dare alla squadra un modo di pressare diverso, di andare più alti. Beh, però invece quando ci siamo alzati abbiamo conquistato palla e siamo stati più intraprendenti, o perlomeno lo sembravamo. Credo che se da una parte c'è... L'abilità dell'Inter, in un certo senso c'è stata anche la rinuncia perché o lo fai bene e quindi devi, come è stato nei primi 20 minuti, perché l'abbiamo fatto di squadra, concedevamo niente, probabilmente l'abilità tecnica dell'Inter e anche la condizione, perché nelle ultime settimane hanno giocato 4 partite importanti e quindi probabilmente hanno anche nelle gambe una condizione diversa. Non c'è stata la marcatura sul palo opposto, c'è stato l'errore tecnico sull'uscita, sullo sviluppo dal basso. Il terzo gol non abbiamo avuto, non abbiamo mantenuto la linea difensiva sul primo passaggio, quindi c'è da lavorare. Ma vediamo, io sinceramente ho grandissima fiducia nei giocatori che ho. Credo che questa sera abbiamo anche pagato lo scotto di questa categoria qua. Abbiamo incontrato dei giocatori veramente importanti. Non gli è piaciuto l'atteggiamento un po' rinunciatario, ha detto abbiamo rinunciato un po' nel secondo tempo, ha detto Stroppa Daniele, in merito dell'Inter che stando alle parole dell'allenatore del Pescara già sta bene avendo affrontato impegni ufficiali in precedenza, insomma. Gianni, torniamo al discorso di prima. Sei sotto 2-0 con l'Inter, è difficile rialzarsi. Guarda, mi viene in mente perché so che poi tu vorrai parlare anche un po' dell'esperienza olimpica con la pallanuoto. L'Italia in finale contro la Croazia ha capito di avere una squadra più forte, più in giornata e ad un certo punto c'erano i ragazzi di campagna che guardavano il loro allenatore come a dire non ce la facciamo contro sti mostri, no? E subentra anche una sorta di... Non dico di rassegnazione, però sai che hai di fronte una montagna veramente troppo alta da scalare e quindi la testa è strettamente collegata poi ai muscoli delle gambe e viceversa, cioè non ce la fai Quindi ha più, inciso più quindi la condizione. rinunci perché capisci che non ce la puoi fare. Ha inciso più il fattore mentale e non la condizione Sì, fisica. guarda, io vorrei che si ripartisse anche come concetto generale da quei primi 20 minuti, cioè prima dell'1-2 dell'Inter. Io credo che da lì il Pescara debba e possa ripartire e pensare
positivamente per Torino e per tutto quello che verrà dopo. Weiss e Caprari, un giudizio su questi due, poi allarghiamo il discorso agli altri giovani della Serie A, perché è stata un po' Weiss si è visto, l'abbiamo letto anche oggi sulle pagelle, un po' su tutti gli organi di stampa. Grande impressione, perché ha giocato a testa alta, ma non solo calcisticamente parlando, ma anche caratterialmente. Andava ad affrontare chiunque con il piglio di uno che ha grande carattere. Ad un certo punto si è vista anche un'immagine sua che va, credo, a conquistare un calcio d'angolo e va sotto la curva a chiamare la spinta della gente, dei tifosi. Si vede che è un ragazzo di grande personalità. Ieri parlavo con Claudio Nofri, che era con me in telecronaca a Genoa, che avete avuto anche modo di ospitare qui telefonicamente. Mi raccontava di come Attilio Lombardo, collaboratore di Mancini al Manchester City, gliel'aveva già segnalato dicendo: questo ragazzo è veramente molto bravo, forse non ancora un top player da stare nel Manchester City, dove ci sono grandissimi campioni, ma è uno che nella serie italiana, per una squadra buona, media, come il Pescara, può fare la sua gran figura. Caprari, anche lui giovanissimo, però credo che abbia avviato a Pescara l'anno scorso quel processo di maturazione che credo lo possa far diventare uno dei ragazzi più interessanti del nostro calcio. Sono d'accordo. Per quanto riguarda Weiss, abbiamo anche un'immagine, l'abbiamo presa dal sito internet calciomercato.it. Caprari e Weiss ha creato tanti problemi, sia Zanetti che Guarin. Qui Guarin ha perso un po' la pazienza con Weiss, forse dopo l'episodio del calcio di punizione. Immagine molto, molto curiosa questa, anche simpatica. Cioè, le chiavi di lettura sono due: vengo e ti faccio, oppure io ho degli attributi così. Qual è la tua spiegazione? La prima. Andiamo avanti, Daniele, parliamo anche di questa prima giornata di Serie A, no? In generale è stata una giornata all'insegna dei giovani, Jovetic a parte, perché già è un calciatore affermato, anche se è giovanissimo, in classe 89. Ha segnato Immobile, un 90, ha segnato Nico Lopez, un 93, poi ci sono tanti altri giovani interessanti come Insigne, El Shaarawy, lo stesso Caprari e via discorrendo. La crisi economica, la mancanza di tanti top player in Italia può facilitare l'inserimento, l'affermazione di tanti giovani che ci sono qui nel campionato italiano? Sicuramente sì, credo che siano i giovani una risorsa quasi necessaria, quasi forzata in questo momento, via le grandi firme, via Ibra, via Thiago Silva, via chiunque di importante al nostro calcio. È chiaro che ci restano i giovani, benedetta sia la stagione scorsa della Serie B, che di giovani ne ha prodotti tanti e di grande talento, quelli del Pescara, Florenzi del Crotone, Taxidis del Verona, Perin e Crescenze che adesso stanno nel Pescara, Sau che non è giovanissimo però ha 24 anni, ieri non ha giocato a Genoa col Cagliari perché era infortunato. I giovani a questo punto necessariamente credo che possano diventare la svolta del nostro campionato, almeno per i prossimi anni, quando si spera che anche economicamente la nostra Serie A si possa un po' ripigliare e a quel punto magari possiamo di nuovo reimportare le star. Per ora mi piace molto questo rivolgersi ai giovani, poi magari diciamo una cosa sui giovani del Pescara. Sì, a Pescara ha segnato anche Coutinho, che è un 92, tu hai raccontato per Sky Genoa-Cagliari, ha segnato Immobile, come sta? Raccontaci un po' come sta, che cosa ti ha detto, abbiamo anche una foto rubata dal tuo profilo Facebook. No, ci siamo... Ha segnato anche Merkel, che è un 92, sì, credo. Sì, sì, tra l'altro l'anno scorso Merkel col Milan ha giocato 5 minuti, poi si era fatto male, insomma il Genoa è un'occasione di rilancio. Con Ciro ci eravamo già sentiti nei giorni scorsi, al telefono, messaggiandoci un po', poi ci siamo visti ieri prima della partita, ci siamo salutati. Abbiamo anche una foto. Ci siamo fatti quella foto quando la squadra è arrivata sul campo per il consueto sopralluogo, la ricognizione. L'ho visto abbastanza teso, però anche... consapevole che insomma questa per lui è una grande chance, perché di fatto questo è il suo primo campionato di Serie A, aveva debuttato con la Juventus nel 2009, poi dopo l'esplosione di Pescara questo è il suo primo vero campionato di Serie A. Ieri non giocava perché c'era Gilardino squalificato. Io non so se con Gilardino
abile e arruolabile. Non so chi dei due possa giocarsela da titolare. Secondo me Ciro ha delle grandi chance. Ieri non ha fatto una partita straordinaria, però è uno che impegna sempre molto la difesa, perché ha fisico, perché ha i colpi. Già nel primo tempo ha sfiorato il gol, poi ha fatto un grande gol secondo me con il sinistro nel secondo tempo. Mi è partito un urletto un po' come quelli dello scorso anno, chissà, dici che c'era un po' di filo conduttore con l'anno scorso. Sì, può essere. Con il sinistro. Può Eccolo essere. Qui, questo è il un grande gol, arrivato un po' alla fine, però insomma molto freddo e molto bravo nel controllo di questo pallone, poi lo ha scaricato con il sinistro. No, era molto contento, ovviamente era molto contento, il suo primo gol in Serie A davanti a 25.000 persone. Marassi è sempre uno stadio molto emozionante, perché è uno stadio che trasmette grandi sensazioni, e credo che sia già diventato un po' uno dei beniamini a Marassi, perché Marassi vuole la piazza genuana, è una di quelle piazze che vuole giocatori che lottano, che vanno a sbattere, a fare a sportellate su ogni pallone. Lui era giocato una partita di questo tipo. Ecco, questa esultanza ricorda forse quella di Castellammare di Stabia, se non sbaglio. Tra l'altro ieri ha tentato anche un numero, no. Avesse fatto quel gol veniva giù lo stadio. L'ho detto anche in telecronaca, un numero che ha ricordato molto il gol che fece acrobaticamente a Modena al Braglia nel girone d'andata su un cross di Verratti. Sì. Ieri ha fatto lo stesso movimento, la palla però è finita alta, ma anche lì ha preso un sacco di applausi, perché a tentare o a pensare di fare quei gol comunque ci vuole anche un bel coraggio. Perfetto, iniziamo a parlare anche un po' di mercato, perché Delicari lo ha ammesso oggi durante un'intervista telefonica a Sky Sport 24, siamo in cerca di un terzino, qualche movimento ci sarà. Si è riaperta infatti la trattativa per portare a Pescara Francesco Modesto, esterno classe 82 del Parma. Dopo aver ceduto Brosco alla Ternana, Delicari, lo dicevamo anche in avvio di trasmissione, dovrà trovare sistemazione a tanti calciatori in esubero. Maniero dovrebbe andare a Grosseto, se il Grosseto riuscirà a vendere Sforzini, caro Daniele. Che è richiestissimo. Sì, sì. E il Grosseto vuole anche Chiaretti, c'è stato un piccolo contatto con Chiaretti. Per quanto riguarda Lulli, dicevamo, cercato in passato da Ascoli e Varese, dovrebbe andare domani al Vicenza, staremo a vedere. Per quanto riguarda invece il portiere Anania, c'erano stati problemi di rinnovo del contratto di Luca Anania, tant'è che il Pescara aveva chiesto informazioni su Enrico Guarna dell'Ascoli, che è un buon portiere. Sì, ha proposto uno scambio il Pescara, l'Ascoli però vorrebbe un conguaglio. Allora torniamo dal ristorante Marichiaro e sentiamo cosa ne pensa Giampiero Pagliarone, scusate. Grazie della linea Giovanni, siamo nuovamente collegati in diretta dal ristorante Mare Chiaro con Giampiero Pagliarone, perché questi sono giorni importanti, gli ultimi di mercato in Casa Biancazzurra, lo hai detto anche tu Giovanni, non solo in entrata ma anche in uscita, perché ci sarà tanto lavoro da fare. A proposito, giusto, perché si parla di mercato giustamente a fuori budget? La campagna trasferimenti dei calciatori, è uscita la notizia di un presunto diverbio tra il presidente Daniele Sebastiani e il direttore sportivo Daniele Dellicarri. Secondo tutto mercato web pare esserci stato qualche screzio fra i due. Smentisce categoricamente questa notizia? Smentisco categoricamente, perché sono assolutamente un'invenzione. Dellicarri assolutamente una voce priva di qualsiasi fondamento, non ho capito come possa essere uscita una cosa del genere, perché non ci sono proprio le basi nemmeno per dire nemmeno l'1% di verità di questa cosa. Senta, per quanto riguarda invece il calcio mercato, in entrata lo ha detto anche Giovanni, in studio uscita, avete paura che qualche giocatore voglia in qualche modo puntare i piedi e non lasciare Pescara? Perché anche in uscita bisognerà lavorare. Ma noi abbiamo innanzitutto, in entrata abbiamo una buona squadra, secondo me il nostro direttore sportivo Daniele appunto ha costruito una buona squadra che può essere competitiva nella categoria. Ovvio che, come dicevo prima, se avremo occasione di
un'esperienza anche superiore a quelli che abbiamo già in organico, ma potrebbero esserci un paio di aggiustamenti, non di più, perché a quel punto insomma noi la squadra l'abbiamo fatta e crediamo nella squadra che abbiamo fatto. Dopodiché, appunto, come dicevo, se dovesse esserci qualcosina da migliorare, lo stiamo valutando. Loro stessi abbiano voglia di andare a giocare, perché sono tutti ragazzi, insomma, sono tutti buoni giocatori, non è che stiamo parlando di giocatori che possono essere un problema. Sono tutti giocatori che hanno vinto un campionato lo scorso anno, sono tutti giocatori che comunque hanno forse bisogno di fare un altro anno di B, alcuni, e se non rientrano, non che non rientrano nei piani dell'allenatore, ma sono chiusi. Perfetto. Daniele, torniamo in studio perché c'è qualche problema. Inizio col botto di Eusebio Di Francesco. Possiamo fare i complimenti a Eusebio Di Francesco. Ha vinto 3-0 con il suo Sassuolo a Cesena, che è tra l'altro una squadra tra quelle accreditate per vincere il campionato. Questo a dimostrare che il Sassuolo ha dei numeri, dei valori, però è soltanto l'inizio del campionato. Poi magari da qui a qualche mese, come sempre, le cose si aggiustano, quasi sempre, qualche volta non si aggiustano più, però bravo Eusebio, siamo contenti per questo esordio. Gol di Pavoletti per 1-0, ex Lanciano, poi due rigori, uno di Terranova e uno di Troiano. Complimenti a Eusebio Di Francesco. Daniele, parlavamo degli ultimi movimenti di mercato, delle ultime voci, possiamo andare anche in grafica con gli acquisti del Pescara, perché ne sono veramente tanti, ne sono ben 16. Ti aspetti qualcosa questa settimana oppure va bene così, si può iniziare così aspettando Vukušić magari? Ma aspettarsi no, nel senso che credo che il Pescara ormai la sua strategia l'abbia tracciata, ecco, qualche aggiustamentino si può fare, però credo che movimenti importanti non ne facciano più i dirigenti del Pescara. Poi magari spendiamo due parole su quella che, anzi se vuoi lo facciamo adesso, sì, magari sì. Su quella che è la filosofia che quest'anno, il progetto che quest'anno il Pescara ha deciso di sposare, perché questa è una squadra molto giovane. Il Pescara è la squadra con l'età media più bassa di tutta la Serie A, e a questo punto però mettiamoci d'accordo da subito, cioè da fine agosto, quando il campionato è appena cominciato, perché in Italia si dice sempre che non si ha il coraggio di far giocare i giovani pescandoli magari in Serie B, a differenza di altri club, di altri paesi. Mi viene in mente, citazione illustre, l'Arsenal, che invece i giovani li fa giocare, li valorizza, poi li rivende, eccetera, eccetera. Allora, è chiaro che questa è una politica rischiosa nel nostro calcio e nel nostro campionato, perché in Italia non si ha la pazienza per aspettare i giovani. In Italia si vuole vincere subito e possibilmente anche bene. Il Pescara quest'anno ha preso tanti giovani, tutti molto interessanti, da Perin passando per Crescenzi, Caprari ce l'aveva già in casa, Jonatas è comunque giovane, Weiss, eccetera, eccetera, eccetera. Lo stesso Vukušić è giovane. 91. Ecco, allora, se la gente, se l'ambiente, se la piazza ritiene che questa è una politica che vada bene, allora poi non facciamo che fra due mesi, incrociando le dita, facendo gli scongiuri, dovessero andare male le cose, tutti in piazza a dire avete sbagliato completamente mercato. La mia idea, io sono per i giovani, perché seguo con grande affetto la Serie B, e la Serie B è il serbatoio ideale per i giovani. In Serie A credo che ci sia bisogno anche però di qualcosa di diverso, di un pizzico di spessore in più. Il Pescara ha un po' di esperienza a centrocampo, con Colucci, con Blasi, con Cascione. Negli altri due reparti, Terlizzi va bene, io avrei puntato su qualche uomo di maggiore esperienza. No. Adesso non mi chiedere i nomi, perché non li so, magari ne possiamo tirar fuori. No, magari la punta, l'attaccante centrale. Però magari sull'asse, come si diceva una volta, portiere libero, centravanti, io avrei investito su qualche anno in più a livello anagrafico. Detto che Perin è tra i portieri giovani forse il migliore della sua generazione e credo che possa avere un grande futuro, perché tra l'altro io non lo conosco bene, mi dicono che abbia
un grande carattere, una grande esuberanza, è uno che comanda la difesa con grande personalità. Però una spina dorsale di maggiore esperienza, io su quella avrei fatto affidamento. Detto questo, evviva i giovani e speriamo che i giovani del Pescara possano far cambiare anche un po' la mentalità del nostro calcio. Sì, hai ragione Superini, ieri dopo i 3 gol subiti ha detto dispiace aver iniziato così la stagione, ringrazio i tifosi, una bella emozione questo esordio, poi l'anno scorso ne ho presi 6 col Pescara, quindi non è andata poi così male. Vediamo cosa pensa di questa politica dei giovani Ettore Intorcia, giornalista del Corriere dello Sport, che ieri era a Pescara e ha visto Pescara Inter. Buonasera Ettore e benvenuto a Fuori Budget. Buonasera a voi e chi ci ascolta da casa. Ettore, stavamo parlando, no, della politica del Pescara che sta puntando su tanti giovani molto molto interessanti, è la squadra più giovane della Serie A, è la strada giusta questa per ottenere la salvezza oppure è troppo rischiosa? Diciamo che è una politica che da un punto di vista economico e finanziario non rappresenta una novità Serie A, però va probabilmente in questi giorni sarà così, va sostenuta ancora qualche mezzo di esperienza, qualche giocatore rodato che può garantire la forza necessaria anche sul piano mentale oltre che su quello tecnico per centrare la salvezza senza correre rischi fino all'ultima giornata. L'idea di muoversi su giovani comprando anche all'estero è quasi una scelta obbligata per alcune società, perché chiaramente andare a comprare fuori significa sostenere dei costi più bassi. Ci sono società che negli anni hanno costruito su questo tipo di mercato anche una grande fortuna, magari specializzandosi in un particolare mercato. Facciamo l'esempio del Catania, che è arrivato negli anni a poter schierare addirittura una formazione composta per 11 undicesimi da calciatori argentini. L'idea è quella di comprare a costi contenuti, andare su giocatori che ancora non sono entrati nel mirino dei grandi club italiani, quindi che possono essere portati in Italia a costi contenuti e poi magari possono essere anche rivenduti bene. È un po' quello che ha fatto quest'estate il Catania, muovendosi però su un mercato prevalentemente europeo con qualche situazione un po' mistero. Gli elementi di esperienza ci sono in questa rosa, magari ieri non erano tutti in campo, però è evidente che qualcosa serve, un inerzio in difesa e sicuramente un giocatore in attacco, uno che possa offrire qualche garanzia in più e alleviare anche il carico di pressioni sulle spalle degli altri giovani giocatori che sono o alla prima esperienza in Italia o comunque al debutto in Serie A dopo aver fatto delle buone cose in Serie A, però sono due campionati completamente diversi, soprattutto qualcuno è stato impegnato a fare sempre una B di fascia medio-alta, ma salvarsi in A è un altro tipo di obiettivo, è un altro tipo di stretto del Pescara. Ettore, su Pescara Inter cosa ci dici? Come hai visto il Pescara? Ci sono state delle cose interessanti, sicuramente mi è piaciuto molto Baez, che ha giocato con personalità, con tecnica, ed è sicuramente uno degli acquisti indovinati. Parliamo dei giovani che sono arrivati dall'estero. È chiaro che aveva una possibilità di Pescara, perché affrontare subito una squadra come l'Inter in casa, la prima di campionato, di solito sono partite che possono regalare sorprese, ovviamente delle sorprese positive per la squadra sulla carta almeno favorita. Così non è stato, perché comunque dopo l'episodio del contatto da rigore che poteva esserci, poi il Pescara ha competito per fare quello che tutto sommato voleva, cercare sempre 1-2 all'interno dell'area, provare a sfondare soprattutto sulla fascia sinistra con Nagatomo, dove difendeva Zanon.
comunque queste azioni che sono state sempre molto simili con questi 1-2 rapidi al limite dell'area hanno messo in mostra tutta la tecnica e la capacità realizzativa di una squadra come l'Inter e le indecisioni, gli errori individuali e collettivi di un reparto arretrato comunque molto giovane con pochissima esperienza. Ettore, tu ti occupi soprattutto di calciomercato. Venerdì si chiudono le trattative, pare sia stata riaperta quella per portare Modesto a Pescara, non so quella per Foggia, credo che sia molto più difficile. Che cosa ci dici a proposito? Beh, diciamo che insomma, c'è poco tempo per chiudere le ultime operazioni. Questo paradossalmente può agevolare una squadra come a Pescara, nel senso che nelle ultime ore, negli ultimi 2 giorni sarà molto difficile pensare di mettere in piedi delle trattative complete, e quindi tante società che hanno dei giocatori in esubero alla fine si accontenteranno anche della formula più immediata, quella del prestito semplice, senza andare a complicare l'operazione con coppe, il prestito o diritti. Quindi questo paradossalmente potrebbe anche agevolare all'ultimo momento di Pescara e sbloccare qualche trattativa con la squadra, il piccolo Lazio, che ha un po' di giocatori da sistemare, non solo Foggia, che è un giocatore sul quale peraltro insomma c'è un gradimento molto molto alto da parte di Strotta, però ecco, forse in questo momento la possibilità di Pescara non è andare a un altro interno d'attacco, ma cercare un'altra prima punta che possa essere un qualcosa di più concreto, immediato rispetto a Pulisic, che è appena arrivato e ha bisogno di un po' di tempo, e rispetto a Jonathan, che comunque si ritrova a reggere all'improvviso da solo il peso di un intero reparto d'attacco. Voi che lo conoscete bene, lo titolo? Ovviamente il peso di una lotta per la salvezza, insomma, può influire molto. Quindi direi che le priorità sono queste. In difesa sicuramente si può riaprire la trattativa per Modesto, come ricordavate. Anche lì basta poco bloccare delle piccole situazioni, perché è chiaro che Modesto, per potersi muovere in prestito, deve prima sistemare il contratto e prolungare con il Parma, sì. E poi bisognerà essere molto rapidi, molto decisi, perché ripeto, negli ultimi 2 giorni accadono sempre tante cose. Chi ha dei giocatori da piazzare alla fine si troverà costretto a dargli via in prestito, gas, insomma, senza poter tirare molto sul prezzo, e a quel punto ecco, una società come Pescara dovrà essere anche molto molto rapida, molto decisa, Ettore, muoversi in modo. Ettore, Lotito abbasserà le richieste l'ultimo giorno o resterà sulle sue posizioni? A questo è, diciamo, questo discorso generale poi andrebbe calato nella realtà della Lazio, che è molto particolare, perché comunque la Lazio cerca sempre di monetizzare al massimo quello che è il proprio parco calciatori. È anche vero che si ritroverebbe comunque dopo il 31 agosto ad avere in squadra dei giocatori che tutto sommato non rientrano nei piani di Petkovic, appesantiscono la rosa, appesantiscono anche il monte stipendi, quindi certo. Diciamo che può valere anche per la Lazio questo tipo di meccanismo. Va la bene. Scelta di dover comunque tenere la rosa farà abbassare le pretese. Va bene Ettore, noi ti ringraziamo, buon lavoro e a presto. Grazie per essere stato con noi. A Ettore Intorcia del Corriere dello Sport. Posso dire 2 cose? Sì. Una, la seconda la dico sul mercato, perché oggi mi gingillava in testa un nome che magari possiamo spendere, così un'idea. L'altra cosa che volevo dire è che ieri il Pescara, affrontando l'Inter, diciamo che è stato anche tra virgolette sfortunato. Voglio dire, se avessi incontrato, anziché l'Inter alla prima di campionato, il Milan di questo periodo, io credo che il Pescara ieri, come la Sampdoria, che ha giocato una partita solo difensiva e con l'unico tiro in porta, anzi un colpo di testa di un difensore su un calcio d'angolo, ha vinto a San Siro. Io credo che se il Pescara di ieri avesse incontrato il Milan di oggi,
avrebbe oggi 3 punti in classifica. L'altra cosa che volevo dire è, adesso io non sono Stroppa, per l'amor di Dio, non mi permetto di entrare nel merito delle sue scelte e delle sue preferenze, però in effetti aggiungere con Foggia un altro esterno ad un parco di giocatori con quelle caratteristiche che è già, non lo so. Però a me mi piacerebbe che il Pescara potesse, se avesse il tempo, le risorse economiche in questi ultimi giorni, puntare, che ne so, su un giocatore come Pozzi, che nella Sampdoria, a proposito della Sampdoria, sembra essere finito un po' ai margini. Pozzi ha quelle caratteristiche anagrafiche, perché non è giovanissimo ma non è vecchio, di esperienza, ha già fatto campionati di Serie A e di Serie B, l'anno scorso nella Sampdoria ha fatto molto bene. È un giocatore anche come caratteristiche tecniche che secondo me potrebbe far bene in questo modulo. È uno comunque si muove molto, sì. È diventato la terza scelta, credo, perché ieri ha giocato Eder. Sì, no, perché tra l'altro leggevo anche oggi sui giornali che su Pozzi stanno muovendo altre società che sono un po' del calibro del Pescara, no? Il Siena, leggevo. Hai visto mai che Pozzi possa diventare magari, non so, è un'idea che... Il colpo a sorpresa. No, no, non lo è, non ne so nulla delle strategie del Pescara. Però, ecco, perché non Pozzi? Ecco. Perfetto, non so se possiamo provare a tornare dal ristorante Marichiaro. Lo chiediamo a Pagliarone, se magari... Il collegamento, vediamo cosa ne pensa Giampiero Pagliarone di Pozzi, tra parentesi è già stato a Pescara, Daniele. Sì, sì. Lui tra l'altro sarebbe un ritorno a Pescara, però da noi giocò poco, era molto giovane. Sì. Prego Luca. E a Pozzi, poi volevo sapere un suo nome invece. Ma Pozzi sì, sicuramente un buon giocatore, però noi davanti abbiamo comunque preso un nazionale croato, quindi un giocatore sicuramente di prospettiva, che è quel giocatore che sarà in grado poi, che ha caratteristiche diverse rispetto a Bruscato, che va in profondità. È un giocatore che va più in profondità ed è in grado anche di fare i movimenti che cerca il mister. Poi abbiamo Bruscato, abbiamo anche Jonatas che può giocare lì davanti. Non so se oggettivamente ci sarà spazio per un altro centravanti. Poi, e per Foggia? Per Foggia, come diceva anche Daniele, noi sugli esterni siamo... Va bene, abbiamo ancora qualche problema, comunque era d'accordo con Daniele Barone, no, aspetta, anche Giampiero. Voglio specificare, io non credo che il Pescara debba prendere Pozzi, perché dice bene Pagliarone, il Pescara ha già 3 centravanti. No, parlavo di Foggia, lui poi sì, si no, stava parlando dire, degli esterni. Pozzi era un'idea così, una mia idea stamattina sfogliando i giornali, dico, no, perché non averci pensato anche prima? Ecco, poi magari ha dei costi superiori a quelli di Vukušić o di altri. Però così, è un giocatore sul quale forse si poteva fare qualche pensierino. Un minuto per raccontarci l'esperienza di Londra al seguito di Sky, che ci hai raccontato una straordinaria cavalcata che purtroppo poi è finita male. Ma intanto, Giovanni, grandissima esperienza a livello umano, a livello professionale, cioè fare un'Olimpiade, tutti quelli che me lo dicevano prima mi dicevano vedrai, sarà bellissimo, in effetti è bellissimo perché... sei consapevole di essere al centro del mondo dello sport, conosci gente, fai esperienze, veramente tutto molto bello. Poi a me Londra mi è sembrata abbia organizzato anche molto bene questa Olimpiade, gli inglesi sono persone che certi lavori poi li sanno far bene. La fortuna nel mio caso ha voluto che la squadra maschile arrivasse fino in fondo con questa bella cavalcata che all'inizio sembrava non dovesse essere tale, perché la squadra sembrava un po' bloccata, un po' imballata. Poi invece dall'Ungheria in poi, quarti di finale, semifinale, sono state due partite straordinarie. Poi giochi con la Croazia, che ha vinto tutte le partite di questa Olimpiade, era indubbiamente la squadra più forte a Londra 2012. Credo che la Croazia abbia meritato l'oro, credo che l'Italia abbia portato a casa un gran bell'argento. Certo, poi quando arrivi in finale ci resti un po' male, no? Però la Croazia... Un po' come gli europei di calcio, no? Esatto, il cammino ha ricordato molto
i nostri europei gli ultimi di calcio. Però insomma quel vecchio Volpone di Rudic ha dimostrato di essere il più forte allenatore, il più in gamba allenatore che ci sia a livello poi mondiale. Poi nei racconti hai trasferito qualche espressione che di solito utilizzi nelle telecronache calcistiche nella pallanuoto, o sbaglio? Tipo? Super gol. super gol, perché anche nella pallanuoto... Ecco, che differenza c'è, Dani? Ma guarda, intanto va detto che io ho riallacciato i fili con una vecchia passione che avevo tanti anni fa, perché io seguivo la Sisley Pescara, il sabato e pallanuoto, non so se vi ricordate quelle locandine, quei manifesti che c'erano affissi in città tanti anni fa, la squadra di Estiarte, di Amedeo Pomilio, Attolico, eccetera, eccetera. Sono sport, se vogliamo, accostabili perché c'è una porta con una rete e bisogna far gol. Però è chiaramente ha dei tempi molto diversi, molto più stretti, in 30 secondi si sviluppa un'azione, anzi la devi sviluppare perché hai 30 secondi di tempo per concludere l'azione, quindi sono partite con tanti gol, con tanta velocità e poi vedi anche comunque grandissimi gesti tecnici e quasi ti meravigli di come facciano questi giganti, questi omoni di 100 kg di peso e 200 cm di altezza a fare queste cose, perché ti garantisco che si alzano dall'acqua di mezzo metro e fanno cose meravigliose. I portieri soprattutto restano certe volte in sospensione per 10 secondi andando da una parte all'altra della porta e sono veramente straordinari. A me piace molto, è un grande sport, poi sai, è uno sport che purtroppo non gode di grande visibilità, la pallanuoto la segui ai mondiali, alle Olimpiadi, poi cala la notte e arrivederci ai prossimi mondiali, alle prossime Olimpiadi. Spero che anche attraverso il lavoro che abbiamo fatto con Sky la gente si sia un po' avvicinata a questo sport, che è veramente uno sport meraviglioso. Da quelli che sono stati gli attestati, insomma, che ci hanno riconosciuto, credo che la gente abbia apprezzato, si siano divertiti. Chiudiamo con la Serie B perché è iniziata in modo molto molto positivo per un abruzzese, Lanciano, che ha pareggiato a Padova, un bel risultato. E poi la Serie B cominciata anche all'insegna di questa traccia di ex pescarese, perché Sansovini doppietta con il gol di Giacomelli in Spezia Vicenza, il Lanciano bene, ha fatto una buona partita, c'è da dire che il Padova non ha giocato un grande match, però il merito credo che vada dato a Lanciano. Il Verona è partito con il freno a mano, ma secondo me ha una super squadra e questo campionato in un modo o nell'altro lo vince. Lo Spezia ha confermato di essere una buonissima squadra, altri valori qui e là, ma insomma siamo anche qui soltanto alla prima di campionato. Vediamo già dalla prossima quello che succede. Perfetto, possiamo chiudere. Lavoro di scarico oggi per il Pescara. Domani conferenza stampa di Stroppa alle 11:30. Prossimo turno, lo ricordavamo anche prima, sabato l'anticipo alle 18. C'è Torino-Pescara. Grazie. Telecronaca di Di Marzio e Marcheggiani. Ah, perfetto. Grazie a Daniele Barone per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie anche a Luca Cilli, a Giampiero Pagliarone e a Danilo Cinquino. Grazie a tutti voi che ci avete seguito da casa. Ci vediamo domani sera alle 22:15. Buona serata a tutti.